coloro i quali hanno la possibilità di tenere aperto il video, che mi fa piacere vedervi, insomma, anche per non farmi parlare dei nomi, che è piuttosto triste, se ci avete la possibilità, ovviamente. Ok, allora che cosa facciamo oggi come incontro? Intanto un incontro che orientativamente dovrebbe finire verso le 6, ma anche prima se riusciamo a farlo più rapidamente. E che cosa vorremmo fare? Vorremmo fare un primo rapidissimo consuntivo di come è andato il primo incontro per tutto, in modo che abbiate una conoscenza complessiva di quello che è successo, che sta succedendo. E poi vorremmo presentarvi le prime considerazioni per quanto riguarda le strategie di comunità, in maniera tale da darvi una prima anticipazione su come ipotizziamo di impostare il programma. Alcuni di voi non hanno fatto ancora il secondo incontro della mappa di comunità, giusto? Quindi quali sono? L'Aquila l'ha fatto il secondo incontro? Non mi ricordo più, scusate. L'Aquila l'ha fatto. Aquila l'ha fatta, sicuro, me lo ricordo. E Varese, che poi sarebbe Milano, adesso, non l'ha fatta. Sì, non l'ha fatto. E Siena l'ha fatta. E di Varese e Milano che c'è? Non c'è nessuno in questo momento? Mi sembra di no, no. Ok, allora noi diamo per scontato che tutti quanti abbiate visto come stiamo restituendo il primo laboratorio. Quindi con quelle schede, con quelle immagini dove ci sono le interviste, l'esito delle interviste, aggreghiamo le azioni e via discorrendo. Il consuntivo complessivo direi che sta andando abbastanza bene, nonostante ci abbiamo delle difficoltà per quanto riguarda il numero delle persone, non sempre, non tutti riescono a garantire un elevato numero di persone presenti anche da remoto. Si sta avvicinando l'estate però in maniera, ciao Rani, rapidissima, e per cui molte persone sono già, non dico in vacanza, ma insomma hanno già modalità organizzative differenti. Noi dobbiamo mantenere però questo passo perché se no non ce la facciamo a portare avanti il resto del percorso. Abbiamo chiesto in questi giorni, stiamo chiedendo una proroga di 6 mesi al progetto in relazione dell'allungamento dei tempi dell'azione A1 che è durata 3-4 mesi, 3 mesi in più e in relazione ai tempi della nostra azione, l'azione 2 che ha avuto un po' di slittamenti. Così facendo, lavorando con diciamo, la fittezza di incontri che stiamo facendo in questo periodo, quindi noi ne facciamo di media 3 a settimana, arriveremmo per fare la strategia, arriveremmo praticamente a dicembre, forse sforiamo a gennaio. Più di questo noi non possiamo permetterci perché poi dobbiamo agganciare la strategia e il piano di comunità e per cui non possiamo andare troppo alle lunghe. Poi ci sono le conclusioni, la presentazione pubblica, insomma, ci abbiamo un po' da fare. La partecipazione comunque è qualificata, è molto interessante. Dei 10 laboratori, dei 10 incontri che abbiamo fatto di laboratorio di comunità secondo incontro, per mappe di comunità secondo incontro, ne abbiamo fatte 10, praticamente solo 2 sono andate sotto un numero adeguato di persone, tutto il resto c'era gente, sono persone con cui abbiamo interagito, abbiamo approfondito, articolato, per cui siamo abbastanza contenti. Che cosa succede? Che di fatto noi stiamo garantendo un minimo comune denominatore per tutti quanti, nel senso che stiamo cercando di fare sì che tutte le persone che si sono avvicinate come attivatori e anche gli altri che partecipano non come attivatori possano in qualche maniera essere seguiti, quindi possono avere conoscenze adeguate e possono crescere. Ovviamente c'è qualcuno o qualche gruppo che è più attivo, cioè più capacità. Noi abbiamo cercato di mantenere il livello in maniera tale da non perdere nessuno, da non selezionare nessuno, però se qualcuno ha intenzione di fare qualcosa in più, noi siamo ben contenti di poterlo seguire e di poterne fare delle cose in più. Quindi stiamo cercando di garantire il minimo, ma non certo non tarpiamo le ali a coloro i quali hanno in mente nuove questioni. In particolar modo ci sono stati alcuni che hanno immaginato di poter fare delle azioni insieme. E noi siamo molto contenti di poterlo fare. E abbiamo pensato ad un'azione che potrebbe essere fatta da tutti, che è anche un sistema per rendere più partecipe le persone, che è quella di dire, noi abbiamo una difficoltà, abbiamo avuto una difficoltà come
abbiamo forse anche rappresentato negli incontri, della restituzione di quelli che sono i pensieri degli attivatori, nel senso gli appunti che degli attivatori non ci sono arrivati, quindi stiamo cercando di recuperare un pochettino quelli che sono stati gli appunti degli attivatori presenti al primo incontro di laboratorio, perché noi non ce li abbiamo, invece ci servono, perché ci servono ad arricchire il percorso di presentazione appunto degli elaborati. E vorremmo a questo caso anche fare un'azione che, per esempio, di foto, per esempio, se gli attivatori uscissero girando per il paese, per il territorio, per la città dove vivono, e facessero delle piccole foto, anche fatte col telefonino, anche mandateci via WhatsApp, in cui individuano quelli che sono dei punti di criticità e delle potenzialità e fanno dei piccoli commenti al testo, noi questa roba la potremmo inserire, questi materiali li potremmo inserire all'interno dell'elaborato. E arricchirebbe, non so chiudere, si lo chiudo, arricchirebbe di molto il nostro lavoro. Per cui noi stiamo pensando, e questo lo proponiamo stasera, che se cortesemente vi fa di farlo, fate queste piccole ricognizioni nel mese di agosto, di luglio, quando potete, facendo delle foto su quelli che sono per voi i problemi o quelli che sono già emersi come problemi all'interno del laboratorio, mattandovi però dei vostri commenti. Questo materiale noi lo possiamo reinserire all'interno delle documentazioni e che arricchirebbero molto il nostro percorso. Non so se questo lo volete far fare anche, non solo voi come attivatori, ma volerlo far fare anche a coloro i quali hanno partecipato sotto forma di cittadini a questi nostri laboratori. Anche questa è un'operazione che a noi ci interessa. Io a questo punto passerei la parola a Raniero, se vuole dire qualche cosa su quanto, come è avvenuto, che cosa stiamo facendo, quali sono le cose, e poi passerei alla presentazione delle strategie di comunità, non prima di avervi passato la parola, se volete commentare e dire qualche cosa. Rani, vai tu. Allora, un attimo solo, che forse entro direttamente da PC, che forse è meglio, sono in presa diretta. Ok, ci sei? Ci sono, ho tolto pure il resto, quindi stiamo bene. Mi sentite tutto bene? Sì, sì, sì. Benissimo, allora buonasera a tutti, scusate, ma io vi dico sempre con il PC, soprattutto con la connessione sto periodo, che devo dire è veramente altalenante. Allora, ho sentito larga parte di quello che diceva Adriano, però forse ripercorriamo alcuni elementi ma in modo veramente rapido. Allora, sulle mappe, questo mi sembra che grosso modo lo accennava, sono stati 15 gli incontri che abbiamo tenuto, che significa 15 regioni che in questo momento hanno sviluppato. Alza la voce, Rani, alza un po' la voce se non ti dispiace. Dico, 15 i laboratori che sono stati svolti in giro per l'Italia, adesso nel mese di agosto andremo a svolgere altri due, che sono quelli di Asiago e di Aosta, e poi tre nel mese di settembre, che sono corrispondenti a tre situazioni che per causa forza maggiore, diciamo, non sono riusciti in questo momento a rispondere all'esigenza appunto di realizzare il laboratorio. Quindi questo è uno slittamento leggermente in avanti. Ho sentito benissimo che Adriano ricordava gli appuntamenti già fatti per quanto riguarda la restituzione. Nell'ambito appunto di questi andremo a programmare anche un paio di momenti all'implementazione di quelli che non hanno permesso in qualche modo un'adeguata partecipazione, e contestualmente alcuni hanno svolto anche un secondo, primo appuntamento di quelle 15 regioni che hanno realizzato il laboratorio, tutte ricadenti fondamentalmente in aree metropolitane, perché il primo appuntamento non era stato soddisfacente. Adesso l'ultimo di questi slitterà a settembre da parte dei cagliaritani, che appunto, essendo stagione piena, diciamo, da quelle parti le persone sono più interessate alla spiaggia che non ai laboratori, per cui appunto andranno a prolungarsi ai primi di settembre. Però il quadro in qualche modo, insomma, si sta compiendo, e appunto entro settembre dovremo riuscire, abbiamo già programmato l'appuntamento del Trentino,
Quindi insomma noi siamo fiduciosi che sicuramente il percorso della mappe si completerà insomma in quel periodo o poco dopo, e contestualmente però naturalmente sta partendo anche il percorso che ci porterà invece al primo appuntamento in presenza dei laboratori legati alle strategie. Questo è quello di cui parleremo oggi. Io due riflessioni rapidissime sui laboratori che invece comunemente abbiamo condiviso, come avete visto, questo riprendo un elemento che ci dava anche Adriano su un aspetto diverso. I momenti di restituzione sono stati un'occasione di approfondimento di quello che è emerso nel laboratorio in presenza. Questo talvolta si è reso anche necessario per declinare meglio le cose che in sintesi sono state riportate sui cartelli che abbiamo realizzato. Questo è un elemento che credo che sia bene, come dire, condividere, perché è un fattore di crescita, come tutti sappiamo, insomma, stiamo parlando tra persone direttamente interessate in quanto attivatori, è un percorso di formazione all'interno del progetto, e quella capacità appunto di declinare anche con due parole in più in qualche modo l'intenzione reale che la persona che segnala, diciamo, che dà adito alla segnalazione, è fatto importante per poter tradurla meglio, naturalmente, poi nel prodotto, nella realizzazione della mappa. E quindi questo è un aspetto che ovviamente ci ha portato all'esigenza di questa fase di approfondimento, e credo che sia anche un momento utile da condividere per meglio comprendere naturalmente anche la funzione di facilitazione. D'altra parte, il progetto si pone, diciamo, obiettivi piuttosto ambiziosi, per cui è ovvio che ci arriveremo tutti insieme, diciamo, in modo progressivo. Non so, qualche okay. elemento in particolare, Adriano, che pensi che sia... No, casomai lo riprendiamo dopo. Io mi fermo così per adesso. Esatto, farei un giro di commenti se ci avete da dirci qualche cosa su quello che ci siamo detti. Prego sempre coloro i quali non si sono collegati col video, che se non hanno difficoltà di collegarsi, perché è brutto, vi assicuro, parlare a dei nomi, non è piacevole. E quindi se potete, se ci avete la linea, se non avete problemi, vi pregherei di aprire il video. Ok. Facciamo un giro di commenti, per favore, se ci sono, insomma, se ci sono delle richieste di informazione, delle cose, noi qua stiamo, se no andiamo appresso con la presentazione di quello che noi abbiamo pensato poter essere il piano. Volevo dire un'altra cosa, scusatemi, poi vi cedo la parola. Noi abbiamo qualche difficoltà sugli orari, per questo ci sono questi orari strani. Io capisco, alle 4:30 uno sta lavorando, insomma, sta chiudendo il lavoro d'estate, sta facendo. Però immaginatevi che noi ripetiamo ogni laboratorio 20 volte, e quindi noi adesso abbiamo collocati i laboratori la sera, quelli da remoto, alle 18:45 per permettere a tutti quanti di starci, per cui noi ci abbiamo, tutti noi, diciamo almeno 2-3 giorni a settimana che finiamo alle 8:30-9. Non abbiamo, diciamo, più spazio a quella fascia oraria, quindi noi stiamo incominciando a mettere alcuni incontri come questo qua che stiamo facendo adesso alle 4:30, perché sennò non abbiamo proprio spazio, parte di vita domestica e familiare, ma anche di fare altre cose, scrivere, ragionare, perché questa è un'attività che voi immaginate sempre che per noi è 20 volte ripetuta. Quindi ogni incontro che fate singolarmente con noi, noi lo ripetiamo 20 volte. Quindi vi prego di scusarci se siamo così, diciamo, impositivi sulla scelta degli orari, perché che sicuramente non stabiliamo insieme, non li possiamo determinare sulla base delle disponibilità vostre. E quindi ci scusiamo di questo. Va bene. Ci sono richieste di chiarimento su quello che ci siamo detti fino adesso? Ok. Allora io passerei all'illustrazione delle strategie di comunità, di come noi abbiamo ragionato su come possono essere le strategie di comunità. Vai, chi va? Alessandra o Gisella? Gisella. Adriano, aggiungerei sulla scorta di quello che stavi dicendo. Mi senti, Adriano? Sì, vai. No, era solo per aggiungere che la questione degli orari, è solo per sottolineare che rispetto invece all'idea di avere momenti di confronto, di approfondimento, al di là di questi canonici che ci siamo
definiti. L'idea è anche quella di raccogliere, diciamo, la vostra disponibilità con indicazioni che possono essere le vostre pause pranzo, quant'altro, insomma, per ottimizzare i tempi, che potrebbero essere un elemento. Questo ovviamente è una disponibilità che diamo, quindi un'opportunità ulteriore, non è un obbligo da progetto. Quindi ovviamente nel momento in cui abbiamo intenzione di fare questo tipo di ragionamento, possiamo anche vagliare orari altri e diversi rispetto a queste fasce canoniche. Bene, grazie, grazie. Andiamo a allora, noi stiamo facendo, andiamo avanti, vai. Partiamo con questa presentazione. Azione 2.4, strategia di comunità. Vai, grande. Allora, qual è, ripetiamoci qual è l'obiettivo di questa attività che noi stiamo facendo. Questa è un'attività formativa. Gli attivatori hanno firmato un accordo con Cittadinanza Attiva per questo percorso, in cui debbono fare delle presenze, delle cose, via discorrendo, e che porta alla formazione di una figura che è appunto questa dell'attivatore. Questa attivazione di questa figura però utilizza questo suo percorso formativo anche per attivare i cittadini, e gli cittadini vengono attivati con l'obiettivo di rafforzare, individuare delle azioni che rafforzano la comunità. Come rafforzano la comunità? La rafforzano in particolar modo in presenza di situazioni esterne che possono cambiare le condizioni di vita di una comunità. Cito il caso più recente, quello della pandemia, che ha cambiato la nostra vita, che è un fenomeno, un agente esterno rispetto alla comunità, e alla quale la comunità hanno risposto, perché una parte, predominante, ma sicuramente significativa dell'azione di risposta a questi fenomeni esterni, è stata quello del volontariato, dell'attivazione dei cittadini, della mutua assistenza. Quindi dimostra che in qualche maniera i cittadini hanno capacità auto-organizzative, e queste capacità auto-organizzative possono portare del benessere diffuso. Quindi quali sono le condizioni per cui le comunità possono aumentare la propria capacità di risposta a questi eventi esterni? Se noi pensiamo per esempio ai mutamenti climatici, pensiamo che sono 29 anni che i governi si incontrano nelle COP, e in questi 29 anni non solo riusciti ad abbassare il livello di CO2 presente nell'atmosfera, quindi a mitigare gli effetti serra, ma non sono manco riusciti a ridurre le emissioni, cosa ben più grave perché potrebbe essere un fattore immediato, mentre sono centinaia di milioni le persone che hanno cambiato comportamenti in ragione dei mutamenti climatici. Si dimostra che i cittadini hanno una capacità anche propositiva e attuativa significativa. Quindi noi siamo come obiettivo di fare questo piano di resilienza, all'interno del quale piano di resilienza noi definiamo quelle che sono le azioni che dovrebbero, secondo noi, secondo il laboratorio, essere messe in atto per rafforzare le comunità e togliere per quanto possibile i fastidi che sono collegati alla modificazione delle situazioni esterne. In tutti i settori che il laboratorio dirà di suo interesse. Benissimo. Come siamo partiti? Siamo partiti con le mappe di comunità, che era un sistema intanto di interloquire con i cittadini, e dove abbiamo individuato problemi e risorse. Andiamo avanti, questo l'abbiamo fatto tutti, l'avete fatto anche voi, abbiamo fatto questi schemi, gli elenchi, le aggregazioni, sia di problemi sia di risorse. Siamo ritornati nel laboratorio presentando queste elaborate, e abbiamo costruito una mappa di comunità. Vai tranquilla, Gisi. Che è questa, che molto semplicemente però cerca di dare una localizzazione a quelle che sono le risorse e quelli che sono i problemi. Abbiamo rivisto questo materiale, lo stiamo adesso rielaborando dopo il secondo incontro. Diciamo che questo è il primo capitolo di questa sagra, diciamo, di questo percorso, che sono i piani di comunità. A questo punto si apre un secondo capitolo. Abbiamo fatto i primi due incontri, adesso ne facciamo un altro, che è il prossimo che faremo in presenza, che è sulle strategie di comunità. Fare le strategie è complicato, nel senso che non è una cosa semplice, non è una cosa che ce l'abbiamo nel nostro DNA, diciamo, di cittadino, perché spessissimo i cittadini sono esclusi dalla definizione di strategie. E la complessità di come si fanno le strategie si capisce pure da quanto poco è stata approfondita il ragionamento strategico, per esempio, del PNRR, che l'unica strategia chiara che è stata messa alla base del PNRR è stata quella di dire: se io investo dei soldi, metto in moto l'economia e creo addetti. Oltre a questo, poco c'è stato un po' di ragionamenti per quanto riguarda la riconfigurazione del settore, diciamo, produttivo, elettrico, energetico, però più di questo non è stato fatto, perché effettivamente è difficile definire una strategia. Però noi riteniamo che non solo è importante, perché fa capire dove uno vuole andare
a parare col piano, ma anche in che maniera vuole raggiungere questo obiettivo. E allora abbiamo creato un percorso semplificando la scelta delle strategie per cui i cittadini possono in qualche maniera a operare con noi per la definizione. Allora, le prime sono tre attività che abbiamo definito. La prima attività, che è quella che abbiamo fatto adesso, nel senso noi, fermati su questa, Gisella, poi andiamo giù, che è quella di dire, ripresentiamo quello che abbiamo fatto fino allora, quindi le mappe di comunità, e discutiamo un po', parliamo un po', vediamo se è tutto a posto, se abbiamo sbagliato qualche cosa, se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualche cosa, poco tempo. Poi a un certo punto andiamo all'attività 2, che è questa, siamo nel laboratorio qui, quindi questo è il laboratorio, come abbiamo fatto il primo in presenza, questo è un laboratorio in presenza. I cittadini entrano, noi li presentiamo dove siamo arrivati fino adesso con le mappe di comunità e gli diciamo adesso bisogna fare un passaggio. Qual è questo passaggio? Che noi abbiamo lavorato a livello di mappe di comunità in un ambito molto locale. Per cui negli esempi che noi abbiamo, adesso abbiamo una bella casistica, sono uscite cose molto specifiche, anche grandi, anche complesse, però relative a quel territorio. In realtà qualunque cosa noi abbiamo ipotizzato di fare o come problema, come risorsa a livello di territorio, noi sappiamo che questi sono connessi ad operazioni, a sistemi globali. Io dico, per dire, il marciapiede rotto, no? Il marciapiede rotto vuol dire che dice sì, ma è un marciapiede, sì, però uno passa, cade, inciampa, cade e si fa male, e questa operazione è connessa con il benessere comune, che è una delle azioni prioritarie a livello globale. Ma sono passato dalla più piccola che era possibile, un marciapiede rotto, parlando di salute o parlando di scuole o di educazione, ci sono dei programmi internazionali, parlando di viali alberati, si parla anche di mutamenti climatici, quindi c'è una relazione tra quelle che sono le scelte che si fanno a livello locale e quelle che sono le scelte globali. C'era un vecchio ecologista che diceva che il battito dell'ali della farfalla in Amazzonia riportava, ce lo sentivamo anche noi, può non essere così diretta, ma sicuramente c'è un diretto collegamento tra un'azione locale e un'azione globale. E quindi noi abbiamo ipotizzato di cercare di capire insieme quali sono le relazioni tra questo che abbiamo individuato nelle mappe di comunità a livello locale e quelle che sono le priorità a livello globale. Poi, dopodiché, individuiamo le strategie per fare 6 passaggi. Il primo, abbiamo detto, che è la presentazione della mappa di comunità. Gli altri sono il passaggio 2, da 17 a 4, che adesso vi spiego, vi presento. Il passaggio 3, dove li metto. Il passaggio 4, quali strategie. Il passaggio 5, come ci rafforziamo. Il passaggio 6, cosa manca. Vai Gisi, sei tutti noi. Ok, passaggio 1, mappe di comunità, è andata, vai. Ti abbiamo detto che cos'è. Passaggio 2, da 17 a 4. Da dove siamo partiti qui? Noi, vai appresso. Siamo partiti dagli obiettivi delle Nazioni Unite, quindi dei 17 goals, come chiamano, delle Nazioni Unite. Che, vi ricordate, abbiamo visto anche nella una parte di formazione, c'è stato un intervento su queste strategie. Sono 17 punti che sono ritenuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite come obiettivi prioritari per tutti quanti. Noi però abbiamo, piuttosto che lasciare tutte 17, l'abbiamo organizzati, aggregati per 4 crisi: la crisi climatica, la crisi economica, la crisi demografica e la crisi emergenziale. Carlo ci scrive, fermati un attimo su, va bene anche qua. E che abbiamo fatto? Abbiamo acceso i goal che sono collegati con la crisi climatica, la crisi economica e la crisi demografica. Ossia questi qui che voi vedete che sono, alcuni sono oscurati, quelli grigi, vuol dire che quegli obiettivi delle Nazioni Unite non erano connessi con la crisi climatica. Ovviamente un po' tutto è connesso con tutto, però noi abbiamo cercato di definire quelli che sono più strettamente connessi con quelli meno. Invece quelli bordati di blu sono quelli che sono presenti in tutte e 4 le crisi. Quindi abbiamo aggregato queste cose per semplicità, perché si ragiona più facilmente con 4 aggregazioni che con 17 obiettivi. Siamo passati appunto da 17 a 4, evidenziando come noi ci stiamo concentrando l'attenzione su queste 4 crisi emergenziali, in cui mettiamo di tutto: terremoti, pandemie, le mutamenti climatici, demografica, che sono le immigrazioni, che sono l'aumento della popolazione anziana, l'immigrazione, a secondo poi le aree dove noi ci siamo, le crisi economiche, che insomma non c'è bisogno di dire qual è, e la crisi climatica, che è ben nota anch'essa. Andiamo presto.
Una volta che abbiamo fatto questa roba, noi abbiamo l'elenco delle azioni che sono state, delle risorse, dei problemi che sono emersi all'interno del primo laboratorio e quindi dove gli abitanti, i cittadini, hanno detto quali erano i punti. E noi gli diciamo, va bene, avendo fatto queste quattro macro categorie, dove lo metto il mio marciapiede? Dove lo metto l'arredo? Dove lo metto la scuola? Dove metto il verde? Dove metto il parcheggio? O la salute, gli ospedali? Dove li metto? E quindi vai avanti. Noi ipotizziamo che all'interno di questa operazione che stiamo facendo, noi con loro prendiamo punto per punto quelli che sono i problemi, okay, e li infiliamo all'interno dei quattro sistemi. Lo possiamo fare con dei post-it, adesso questo un po' di tempo ci vuole per sistemare proprio praticamente come farlo, però andiamo appresso, quindi alla fine noi abbiamo questi post-it connessi con le diverse crisi, no? Il punto sanitario, per esempio, uno dice, ma anche il punto sanitario, ok, il punto sanitario dove può andare? Nelle crisi emergenziali, potrebbe andarci anche in una crisi demografica, perché avendo noi un punto sanitario in meno, agevoliamo, o in più, anzi meglio, agevoliamo la permanenza. Se non c'è un servizio sanitario adeguato, la gente si sposta dove, o può, è una delle concause per cui si sposta in altri posti. La crisi economica, che cosa possiamo fare? Infatti nella crisi economica c'è questo, ma potrebbe stare altrove. Ci potrebbe essere la crisi demografica, ci possono essere l'occupazione, ci può essere il ragionamento dei ragazzi che non sono inseriti, ci possono essere dei contesti sociali che sono delle enclavi abbandonate o troppo autonome, insomma li riportiamo all'interno discutendo, cioè, le persone possono dire mettiamolo qua, mettiamolo lì, non ci sono problemi, e quindi riempiamo questi pannelli con questi post-it. Sui post-it c'è scritto esattamente quello che è emerso all'interno del ragionamento fatto nel primo laboratorio. Quindi abbiamo fatto questi tre passaggi. Il primo, che è un passaggio ricordo, diciamo, di quello che abbiamo fatto nel primo laboratorio. Il secondo, che è un passaggio tecnico, che fa vedere come da 17 passiamo a 4. E il terzo, che invece è un passaggio operativo, fatto tutti insieme appassionatamente, in cui si mettono i post-it all'interno dei tabelloni con queste, dove ci sono queste quattro crisi. E quindi siamo riusciti in qualche maniera a far capire che ci sono delle connessioni dirette, certe volte più strette, certe volte più lasche, tra il marciapiede e il sistema globale a cui noi afferriamo. Quindi il marciapiede è il minimo, sanità e salute sono di più, o scuola, o educazione, o quello che vi pare, sono di più, e quindi ci sono queste connessioni. Ok, a questo punto andiamo a vedere il passaggio 4. Quali strategie si può adattare? Allora, quale strategie vogliamo adottare? Allora, come abbiamo detto, non è semplicissimo fare questa cosa, perché non è complessa, anche i più bravi non ci sono riusciti. Quindi noi abbiamo pensato a un sistema semplificato. Piuttosto che mettersi a dire, allora, che strategie facciamo? Tutti parlano o ci perdiamo? Noi abbiamo incominciato a indirizzare la discussione su due soluzioni, A e B. Vai, Gisi. Mettendo dei temi, per esempio, allora, che facciamo? Attendiamo l'intervento pubblico o diventiamo attivi nella ricerca di soluzioni e finanziamenti? A e B, scegliamolo. No? Allora possiamo scegliere di attendere l'intervento pubblico, una strategia attendista, va bene. O se no possiamo scegliere di diventare attivi nella ricerca di soluzioni, che non è una strategia attendista, e la segniamo. E così come e tutti gli altri, adesso ne abbiamo fatti a titolo semplificativo alcuni, possono essere di più, però subire o stimolare le istituzioni, fare da solo o cercare alleati, allearsi con tutti o scegliere gli alleati, essere un oggetto di interesse di altri o essere un soggetto protagonista, disinteressarsi o aumentare la pressione sui decisori, individuare quello che debbono fare gli altri, individuare quelli che possono o debbono fare gli altri, quello che possiamo fare noi. Puntare al PIL, puntare al benessere. Alla fine, di fatto, con questa scelta che possiamo articolare ancora di più, noi di fatto una base di strategia ce l'abbiamo, perché noi possiamo ipotizzare, facendo tutti gli A per capirsi, che attendiamo l'intervento pubblico, che vogliamo subire, che vogliamo fare da soli, allearsi con tutti, o se no l'intervento B, che possiamo, la strategia è quella di diventare attivi, è quello di individuare quello che dobbiamo fare noi gli altri, puntare al benessere e non al PIL, essere un soggetto protagonista. Ovviamente ci possono essere anche delle cose mischiate tra A e B, però così si delinea una strategia. Andiamo al secondo incontro. Come ci rafforziamo? Allora, in questo punto apriamo una discussione come si rafforza la comunità, no? Abbiamo visto i problemi, li abbiamo collegati con delle priorità internazionali. Abbiamo cominciato a capire quali possono essere le strategie, cioè i nostri comportamenti per fare delle cose. A questo punto uno ci domandiamo, sì va bene, ma come facciamo a
a rafforzarci. Allora andiamo avanti. Noi entriamo con una serie di piccoli stimoli, per esempio ci rafforziamo col cambiamento dei comportamenti individuali, no? Per esempio la riduzione degli sprechi, no? In qualche maniera riduce i rifiuti, riduce i consumi energetici ed è un sistema di rafforzamento di una comunità. La microeconomia, per esempio, è un altro sistema di rafforzamento delle comunità. Perché è un altro sistema? Perché con la microeconomia, nel caso che ci sia una crisi globale, tu comunque c'è un rapporto diretto, per esempio, con alcuni produttori, puoi garantirti dei prezzi più bassi, puoi garantirti il fatto che c'è un'alimentazione diretta, ma come la microeconomia può essere anche i ragazzi che hanno dei mestieri locali, quindi non hanno bisogno di dipendere da una grande fabbrica o una multinazionale che poi cambia mercato, non ha più mercato, quindi di fatto potrebbe essere un sistema da scegliere. Per esempio il volontariato, l'aumento del volontariato e l'indirizzo o il coordinamento del volontariato nella sua capacità è sicuramente un elemento di rafforzamento delle comunità. I gruppi di acquisto, no? Ci mettiamo insieme e compriamo le cose insieme. Le reti di controllo e attivazione, controllare cosa fanno gli altri, come si attivano gli altri. Quindi noi possiamo fare delle scelte che non sono settoriali, non è il marciapiede, non so se mi spiego, che abbiamo già determinato essere una nostra priorità, che abbiamo collegato col percorso internazionale, ma in questo caso noi stiamo parlando, va bene, stiamo parlando di strategie. Quali sono le scelte che ci possono rafforzare? Poi il marciapiede lo ripariamo, però intanto capiamo come l'insieme di queste cose. Ed infine, andiamo sul passaggio 6, cosa manca? Una volta che abbiamo determinato tutte queste cose, facciamo degli elenchi che noi predisponiamo e li spuntiamo e vediamo se tutto quello che è possibile che ci fosse, in qualche maniera poi è stato detto. Vai avanti, Gisi, grazie. Per cui noi possiamo anche ipotizzare che non è stato detto perché non si voleva dire, no? Nel senso che non ci interessa, però possiamo pure pensare che ci siamo scordati, non so se mi spiego. E quindi un promemoria, per esempio sulla crisi climatica, a cambiamento dei comportamenti individuali, a forestazione, cioè sì, ma a me non laboratorio dice non ci interessa la forestazione, perfetto, noi lo cancelliamo. Ma raccolta acqua piovana, che è un sistema per affrontare le crisi climatiche, ce lo siamo scordati, non abbiamo voluto parlare perché c'è una ragione. L'efficientamento dell'abitazione, non ne parliamo, ne vogliamo parlare, o uno dei temi di interesse. E questi sono degli elenchi, ci saranno degli elenchi in cui uno spunta anche molto rapidamente queste robe. È un promemoria che possiamo dire ci interessa, lo mettiamo, non ci interessa, però l'abbiamo comunque, ci abbiamo pensato un attimo sopra. Così con la crisi economica, l'autoproduzione agricola, l'incentivamento delle produzioni e via discorrendo, la crisi demografica, vedete che sono i puntini sospensivi, le crisi emergenziali, l'aumento della coesione sociale, no? Conoscersi, incontrarsi, che queste, molte di queste stanno già all'interno di quello che è emerso all'interno dei laboratori del primo laboratorio, però noi facciamo una spunta. E così siamo arrivati in fondo. Quindi ritornerei alla slide iniziale, quella con le tre palle, per capirsi, con i passaggi. In modo, bevo un boccettino d'acqua. No, quelle con le palle. Ancora palle, più palle, ancora più palle. Eccola là, questa qua. Questa è tutta. Eccola, ok. Quindi questo stiamo parlando del laboratorio. Sono due incontri di laboratorio, uno di presenza e un altro da remoto. Il primo incontro entriamo, buongiorno, come state? Che piacere di vederci, vi discorrendo, vi raccontiamo a che punto siamo arrivati. 10 minuti, insomma. Se c'è qualcuno che è riassunto delle puntate precedenti, come si fa in tutte le telenovele. Quindi diciamo questa operazione. Poi diciamo adesso bisogna ragionare su quelle che sono le strategie. Cerchiamo di connettere la nostra azione locale ad un'azione globale, perché c'è, non è che la vogliamo connettere noi, c'è la connessione, bisogna palesarla e essere consapevoli che noi, anche noi, con la nostra azione, cambiamo, modifichiamo, peggioriamo, miglioriamo le condizioni globali e facciamo questi due passaggi, da 17 a 4, che glielo presentiamo noi, e il passaggio 3, dove li metto, che invece è una cosa che si fa insieme con i post-it. Poi diciamo, quale strategia? Attività 3, individuazione della strategia. Tre passaggi, 4, 5, 6. Quale strategia? Quindi discutiamo con loro, con quella scelta binaria A e B, A e B, A e B, e cerchiamo di determinare insieme le scelte in modo da avere un quadro sintetico di dove stiamo andando, in che maniera stiamo andando. Poi diciamo, come ci rafforziamo? Quali sono gli elementi non settoriali
Quindi non connessa al marciapiede, non connessa all'albero, non connessa al parcheggio, non connessa alla salute, ma che in qualche maniera potrebbero rafforzare la comunità, la microeconomia, il lavoro giovanile. Okay. Sì, no, noi non portiamo scelte, noi portiamo ragionamenti che vanno. E l'ultimo passaggio di controllo. Cioè, allora, abbiamo detto proprio tutto? Ci siamo d'accordo? Abbiamo affrontato tutto quello che voi volevate affrontare o che parlando emerge, quindi voi siete interessati ad affrontare? Se così fosse, chiudiamo il nostro laboratorio e abbiamo completato questa parte delle strategie per poi avviare il programma finale, che sarà quello sul piano, dove andiamo a individuare le azioni. A quel punto abbiamo i problemi, abbiamo le risorse, abbiamo individuato le strategie, quindi sappiamo la direzione dove stiamo andando. Io voglio che sia una società inclusiva, piena di ragazzi, di giovani, di persone anziane che stanno bene, via discorrendo, quindi voglio una microeconomia, sto inventando, voglio una microeconomia, non attendo che me lo dica il comune, ma insomma cerco di interagire con le organizzazioni e le istituzioni. Ok, e dopodiché individuiamo le azioni sulla base di questi criteri. Quali sono le azioni che ci permettono di raggiungere quegli obiettivi con questa strategia? Per esempio, vado a riparare il marciapiede, non chiamo la Staudi per riparare un marciapiede, ma chiamo una ditta, e casomai locale, e casomai formo i ragazzi, visto che ci sono tanti marciapiedi, per fare essere capaci di riparare i marciapiedi. Quindi la mia strategia non è solo quella, il mio obiettivo non è solo quello di riparare il marciapiede, ma di fare sì che l'azione di riparare i marciapiedi abbia un ritorno sulla comunità. Mi manca il presidio, perfetto, manca il presidio vuol dire che mi mancano le persone, allora io cerco di capire se posso formare dei ragazzi, specialmente se stiamo parlando di piccole comunità, che possono diventare infermieri, medici e via discorrendo, e quindi li sostengo in questa operazione per poter poi permettermi di avere un ambulatorio fatto con le persone che sono fatte, preparate anche da me, se possibile, no? Questa è una strategia. No? Se no uno chiama il tedesco e dice buongiorno, vieni qui che mi serve un posto di lavoro, ti do 3.000 rubli, no? E quindi te lo paghiamo in rubli questa volta, e dico, e questo signore non mi conosce, non me ne frega, ed è un'altra strategia. Quindi questa roba poi porterà a dei progetti specifici che sono caratterizzati anche per la caratterizzazione stessa che noi abbiamo dato alle strategie. Ok, spero di non averla fatta troppo lunga e spero che sia stato chiaro questo percorso che abbiamo ipotizzato, ovviamente. E se dite qualche cosa mi farebbe piacere. Che ne pensi, Giorgio, tu che sei uno dei migliori artefici della nostra associazione? Il nostro spin doctor. Che ti in buone mani, allora. Va? Vabbè, il caldo può far dire anche queste cose. Il progetto è sicuramente interessante. Scoprendolo di volta in volta, pezzo a pezzo, diventa sempre comunque intrigante ma complicato. Il problema della teoria è molto avanzato, poi il portarlo nelle realtà o in pratica sicuramente bisogna avere un inizio di visione, ecco, questo indubbiamente, perché se uno ha un inizio di visione sicuramente è già un punto di partenza. Cioè io adesso penso, pensando, ma anche con gli altri attivatori del gruppo, Giulia, Carlo e altri, il problema è di ribaltare sulla nostra realtà e secondo me anche allargare, perché visto che le strategie vanno fatte, c'era la scelta, no? O farlo da solo o con gli altri. Io propongo per la seconda soluzione. Bisogna cercare di allargare la rete, perché il sistema di rete può dare poi delle risposte sul territorio, oltre che dare una conoscenza del territorio maggiore, perché avete visto anche dalle prime riunioni che c'è un grande attivismo anche volontaristico, civico, ma troppe volte è localizzato all'interno della propria associazione e non c'è una visione di rete, una visione strategica di fare sistema. Diciamo che nel nostro territorio ci stiamo provando,
Adesso qui mi rivolgo a Giulia, poi c'era anche Marzia che non la vedo collegata, ma magari Marzia è al lavoro. Loro rappresentano delle realtà operative sul territorio. La cosa che dovremmo fare è cercare di intersecare questo progetto anche con le loro realtà o con realtà che conoscono, perché indubbiamente l'attivazione del civismo è importantissima. Io in questo periodo mi sto attivando, ma a livello personale, anche per piacere, con gruppi di cammino, con gruppi dell'ecologia, ma che poi riguardano anche il lavoro del sistema ambientale, agricolo. Cioè, ci potrebbero essere delle sinergie che non dovremmo però chiudersi all'interno del blocco di partenza. Dovremmo cercare, se possibile, allargarlo anche ad altre realtà, tirandolo dentro con una spiegazione efficace del percorso che si è fatto nelle prime due tappe, ma nelle terze e quarte tappe vanno tirati dentro possibilmente anche altri attori. E poi, non seconda battuta, anche vedere il rapporto con le istituzioni, perché comunque un movimentismo sociale sul territorio sicuramente non viene poi come dire, non visto dal mondo delle istituzioni. E se noi non interpelliamo comunque con le varie specificità quel mondo come recepisce questo tentativo sul territorio? Recepisce come un'opportunità o recepisce come una cosa nuova che però può dare fastidio alle loro strategie? Ecco, questo è un interrogativo che pongo. Sento Vai dire, Giulia, vai, vai. no, mi sento di dire, cioè condivido, diciamo, quello che dice Giorgio. Vabbè, nel mio piccolo io lavoro in una fondazione che è una fondazione di comunità sul territorio dell'Acquese e noi attiviamo la comunità, diciamo, su altri temi che sono la promozione del dono e progetti, diciamo, che riguardano il terzo settore ed è difficile. Ed è difficile perché molte volte proprio il concetto di fare rete, che è proprio secondo me la cosa più importante, ecco, su questo progetto, ma anche come fondazione in cui lavoro, è difficile perché ognuno guarda se stesso, guarda, diciamo, al suo operato e quello che tu puoi fare, quello che fanno gli altri è sempre qualcosa che le associazioni vedono come un ostacolo e non invece come una risorsa in più per una miglior riuscita di sistema, di rete, ecco. Quindi questa è una difficoltà che in effetti si potrebbe incontrare anche su questo, cioè soprattutto su questo progetto qua. Per Ok, ricevuto. le problematiche del nostro territorio, ecco, quindi per quello che riguarda l'associazionismo, il terzo settore sul nostro territorio. Ok, io se volete interloquisco con quello che avete detto. Allora, per quanto riguarda la complessità, noi come vedete la stiamo tirando fuori un po' per volta, nel senso che non avevamo questo ragionamento fatto all'inizio e ci interessava capire anche le reazioni. Siamo partiti piano piano su una base molto semplice, forse anche troppo semplice, alcuni ci hanno detto che era questo delle cose, e piano piano le stiamo complicando, non complicando, ma articolando, perché poi in realtà è un'articolazione. Supponete che dato che la formazione che stiamo facendo è quella degli attivatori, io credo che siamo noi che dobbiamo tirar fuori dalle persone questi elementi, nel senso che è il ruolo, il compito dell'attivatore, quello di riuscire a interloquire in maniera tale che la persona dice delle cose da noi stimolata, non di contenuto, ma dice delle cose, e che noi la possiamo utilizzare all'interno di un quadro più complesso. Perché il problema è che noi a loro non li facciamo fare, alle persone che partecipano fuori degli attivatori, non li facciamo fare uno sforzo
molto elevato. Le facciamo fare una cosa semplice, per cui continuiamo sempre a parlare della loro posizione, delle loro riflessioni, e siamo noi che gli strutturiamo il percorso. E questo facilita l'espressione anche da parte di chi non è preparato, nel senso che non ha competenze o che non ha consapevolezza o conoscenza. Perché in quel caso siamo noi che utilizziamo il loro dire, non lo trasformiamo, però lo mettiamo in un sistema. È come quando abbiamo fatto la prima interpretazione dei dati usciti nel primo laboratorio, no? I dati sono quelli, c'è stata un'elaborazione su quei dati, su quelle informazioni, che li ha aggregati, li ha sistemati, li ha fatto una mappa. Non abbiamo chiesto alla persona che partecipa di fare una mappa, non abbiamo chiesto alla persona che partecipa di aggregare, non abbiamo chiesto alla persona di che partecipa di capire se c'erano delle cose che mancavano. Noi abbiamo detto di dire quello che volevano, quindi una cosa semplice. Poi dopodiché noi abbiamo aggregato, abbiamo ragionato, abbiamo cercato di capire se c'erano delle cose che non erano emerse e l'abbiamo ristimolati sul fatto che c'erano delle cose che non avevamo capito o dovevano essere approfondite. Quindi non abbiamo scaricato la complessità su di loro, ma ce la stiamo accollando noi come attivatori, che è un po' il sistema. Se viene fatto senza, diciamo, travisare quello che viene detto, è corretto. Il problema è quando gli attivatori, insomma, i gestori dei processi partecipati, utilizzando una maggiore competenza, indirizzano la partecipazione rispetto ad obiettivi che ci hanno. Ma dato che noi non ce l'abbiamo obiettivi, l'obiettivo nostro è quello di parlare con tutti e di ragionare insieme, stiamo tranquilli su questo. Per quanto riguarda il passaggio successivo, e quello, insomma, con le amministrazioni e gli altri cittadini, è benissimo, interessantissimo. Noi vorremmo che riuscissimo a delineare all'interno del laboratorio delle linee da poi da sottoporre alle amministrazioni, ad altre, perché questo fa capire e fa toccare con mano la possibilità di progettare, considerando progettazione un termine molto lasco, quindi non immaginiamoci il disegno, no? Di progettare da parte del cittadino, da solo. No? Nel senso che noi siamo dei facilitatori e sono loro che stanno dicendo quello che vogliono, che è un valore aggiunto grosso. Se incominciamo invece a ragionare adesso, inserendo dentro dei soggetti terzi, altri, a quel punto lui riconosce una tecnicalità ad altri e non si sente il proprietario, l'estensore, il protagonista della proposta. Per cui la nostra ipotesi è quella di arrivare a un certo punto in cui il laboratorio esprime già delle idee, esprime delle proposte, e dopodiché a quel punto incominciare a ragionare anche con le amministrazioni, come se tutti noi rappresentassimo il laboratorio e andassimo a parlare con l'amministrazione. Chiaramente l'amministrazione dice: ma voi chi siete? Noi siamo intanto cittadinanza attiva e siamo un gruppo di persone che si è messo insieme e ha fatto delle riflessioni. Adesso tu mi devi dire se sei convinto che queste riflessioni hanno un senso o se non lo hanno, non chi sono. Ma vedi la giustezza, la correttezza di quello che ti dico. E questo fa sì che i nostri attivati, i cittadini che vengono, riescano a trovare un altro modo di connettersi con l'amministrazione, un modo propositivo e non solo critico, nel senso a dire: no, non mi hai portato il pullman. Io ti dico, perché c'ho bisogno di trasporti, io non solo ti dico non c'ho il pullman, ma forse ti dico anche una soluzione per trovarlo sto pullman, sto inventando chiaramente, quindi ti sto dando io come cittadino delle risoluzioni a te, te le propongo, non è che tutte saranno precise, saranno anche generiche, però questo vuol dire che stiamo cambiando anche l'interazione tra cittadini e cose. Tutti i cittadini possono esprimersi, tutti i cittadini hanno diritto di progettare il proprio futuro, tutti i cittadini hanno il diritto di chiedere delle cose, basta che queste cose non siano nocive per gli altri e per l'ambiente. Queste sono le nostre modalità. E questo vuol dire che ci troviamo con delle persone che sono più formate, più attente, più capaci. La difficoltà che avete segnalato tutti e due, cioè esiste la difficoltà delle reti, non è solamente una situazione locale, questo è un po' dovunque. E spessissimo tanta gente fa delle cose molto interessanti, ma non le fa da solo, non ha interesse a farlo insieme con gli altri, o alcuni proprio anche, diciamo, non dico con cattiva volontà, ma insomma cercano di farsi i propri campicelli, di gestirselo per i fatti loro, e di avere un peso politico, sociale, indipendente. È una cosa che affrontiamo un po' dovunque. Secondo me, però, una buona proposta con delle persone attive come siete voi, e a cui si riconoscono, la cittadinanza tutto riconosce un ruolo, una capacità, secondo me si supera anche questo.
vediamo che cosa succede quando andiamo a individuare le proposte, vediamo se poi all'interno della galassia di proposte che emergeranno riusciamo a trovarne qualcuna che potrebbe essere immediatamente attivata, e poi facciamo la prova per vedere se intorno a quelle o alcune di queste possiamo raccogliere amministrazioni, interesse dell'amministrazione o di parte dell'amministrazione e di cittadini e di associazioni, perché potrebbe essere poi una proposta che è fatta dalla cittadinanza attiva, dal laboratorio di cittadinanza attiva, più da altre associazioni. Questo, noi non abbiamo difficoltà a, come si dice, condividere la paternità, però è importante che il percorso formi le persone sulla loro possibilità di essere attori, senza bisogno di associarsi, senza bisogno di essere parte di altri soggetti, senza essere amministrazione, solamente con l'esercizio di cittadino, che mi sembra un tema proprio nostro questo qui. Nostro come cittadinanza attiva, con tutte le difficoltà che ovviamente andiamo ad affrontare, di cui voi siete i primi a rappresentarle, perché state sul territorio e però noi in parte conosciamo in qualche forma. Allora, andiamo avanti? Chi vuole parlare? Sandra Belleschi, ci vuol dire qualche cosa? Giulia Palombi, che è l'Aquila. Che ci dici, Giulia? Palombi, ci sei? Ciao, sì, ci sono. Brava, Giulia. Che ci racconti? Che ne pensi? Io penso che l'idea di coinvolgere di più i cittadini anche con le foto, i commenti, sia una buonissima idea. Diciamo che personalmente riscontro proprio la difficoltà nel coinvolgere di più la popolazione, perché pure nel secondo incontro abbiamo visto una scarsa partecipazione, quindi cioè, non so come fare, diciamo. Bene, Giulia, guarda, allora, intanto va bene, questa, l'obiettivo di coinvolgere i cittadini è sicuramente un obiettivo molto interessante, nel senso che è uno dei nostri obiettivi. Se ci sono delle difficoltà, però, tu chiama e facciamo un incontro con Raniero, con Alessandra specifico, e cerchiamo di organizzare qualche cosa che ti aiuti ad aumentare l'interlocuzione con i cittadini. Questa cosa delle foto può essere carina, può essere lanciata, possiamo fare dei ragionamenti di lancio sui social, non lo so. Non ritenerti sola, questo lo dico a tutti. Il primo raggiungimento di successo di questa operazione è che eravamo, adesso sono un po' di meno, 104 attivatori che sono in rete in qualche forma, per cui nessuno di noi è solo. Insomma, il primo vantaggio è quello che ci siamo conosciuti e che ci possiamo dare una mano. E quindi se c'è questa preoccupazione, tu chiami Raniero, chiami Alessandra e dici che potremmo fare? E se inventiamo insieme qualche cosa da fare? Va bene, grazie. Prego, Giulia. Sandra? Ecco. Ciao Adriano, ciao a tutti. Qui le cose procedono un po' più lentamente perché è tempo di sagre in quel di Staggia, quindi sono tutti molto impegnati a fare... A mangiare e bere. Però ho riparlato con Donatella della Rocca, che mi ha sottolineato alcune criticità che c'è riguardo proprio al contatto con l'amministrazione. Quindi questa fase qui potrebbe essere molto molto interessante per noi, perché continuano a viaggiare su due binari che non sono mai paralleli. Il comune, che si è attivato immediatamente dopo il nostro primo incontro, ha proposto una serie di cose che poi nella realtà non sono concrete. Quindi mancano ancora la cartellonistica, manca la strada, manca la sillabile. Però anche stamani della sillabile bisognerà poi fare un discorso quando faremo il nostro incontro diverso, perché stamani il presidente della FIAB mi ha spiegato che la sillabile lì si alluviona, perché è fatta proprio al bordo dell'Elsa, del fiume, e quindi non è che non c'è, è che è fatta male. E allora anche lì bisognerebbe vedere, quando loro di Staggia dicono ci manca anche la sillabile un pezzo, dove passa, come passa,
Vabbè, quello possiamo trovare delle soluzioni, per esempio ciclabile e pattino, non so se mi spiego. Così è carino quando c'è l'alluvione, si va col pattino. Sì, si mette anche la canoa, si fa anche sport. Capito? Quindi... Però, dimmi, vai Sandra. No, dimmi. No, io dico che anche in questo caso forse sarebbe opportuno riprendere fila con le persone che hanno partecipato e fare un ragionamento di nuovo, perché tu hai avuto anche un po' di problemi nel secondo incontro, si era proprio pochi a Staggia, quindi bisogna ricominciare, perché diciamo, noi sotto un certo numero proprio di... Ma infatti io volevo sapere quali sono i tempi ora, perché se io do retta a quello che succede a Staggia, noi si va a fine d'agosto. Allora, intanto è bene comune il fatto che questi di Staggia ci mandassero un po' di roba da mangiare a tutti quanti, tanto visto che mangiano qualcosa, intanto, almeno a questo gruppo, non dico a tutti quanti, però insomma, che se mangiano salsicce, che cos'è? Cioè, imperversa la sagra della rana. La rana, insomma, mi piace un po' meno, però... Non mi piace per niente, quindi mi fa anche effetto, sicché non so neanche da che parte aggredirla, quindi per me... Però dice che questa sagra dura tutta l'estate, praticamente, quindi... Povera rana! C'è rimasta una quinta... Okay, e quindi... Però possiamo fare un incontro specifico con i nostri amici di Staggia per cercare di capire... Io lo proporrei, però volevo sapere i tempi. Cioè io posso proporre... Parla dei tempi te, dai. Rani. Ciao Raniero. Ciao Sandrina. Per la domanda io ti parlo dei tempi. Credo che sia più semplice. Quale sarebbe l'esigenza? L'esigenza sarebbe che io comunichi, perché intanto se lo facciamo in presenza, lo facciamo mezzo e mezzo, lo facciamo da remoto, perché a Staggia preferiscono tutti farlo in presenza. Quindi io potrei, essendomi munita di microfono con tanto di amplificatore per queste occasioni, potrei provare a fare un lavoro diverso, perché Donatella mette a disposizione la Rocca, chiaramente incastrandola nei vari eventi estivi che sta promuovendo, perché il suo bisogno è fare cassa, detto proprio fuori da ogni tipo di rita. Il periodo quindi dimmi te se io posso cominciare a sentire. Facciamo così, Sandra, tu parlaci. Sicuramente, comunque magari ci risentiamo con calma, anche perché c'è il cittino che è piuttosto attivo. Cioè, siamo in un'audizione, io ve lo farei vedere, guarda ora, ma è dura, è durissima. Va bene, vi sentite, cerchiamo di riattivare questa cosa di Staggia, che siete stati i primi, più rapidi all'inizio, adesso ho avuto un attimo di affaticamento, cerchiamo di capire come andare. Sì. Va bene. Ci sono altri interventi? Andrea, Zanetti, Stefano, volete dire? Carlo, qualche cosa, qualche riflessione? Carlo, lo vedo, bellissimo, con un muro alle spalle. Perlomeno non sono più al volante. No, in realtà appunto mi sono perso un pezzo. Raniero, mi stavo guidando e non lo sentivo. Ho perso un pezzo della presentazione, quindi... Penso di aver capito più o meno, però magari se c'è la possibilità riguardo il video, così se ho altre riflessioni ve le dico. Ma è sicuramente la difficoltà di fare rete, la condivido. Io poi non so se Adriano ti ricordo, io in realtà non sono di Acqui, sono di Vinovo e quindi collaboro con loro che sono ad Acqui, ma da un'ora e mezza di distanza in auto. Ma anche qui a Vinovo in realtà abbiamo cercato di fare una consulta delle associazioni, ci siamo rivolti al comune per un progetto di questo tipo, ma in realtà poi non so se non c'era la volontà, non so cosa è successo, per il momento non se ne è fatto nulla. Sicuramente l'idea di prendere tutto quello che si è detto durante gli incontri e cercare di ridurre l'intervento a una serie, se quello che mi sembra aver capito, per dire ok, almeno facciamo poche cose ma le facciamo bene, è sicuramente secondo me la strada giusta, no? Perché altrimenti, come dice un mio collega, se tu cerchi di mangiare un elefante tutto intero non ce la fai, l'elefante è più grosso di te. L'elefante lo devi tagliare a pezzi e quindi inizia a prendere un pezzetto di elefante per volta.
È chiaro che le difficoltà ci sono, cerchiamo di superarle. Adesso lì parlerò con Giorgio per capire bene ad Acqui qual è la situazione e cosa si deve fare. Come abbiamo sempre detto, perlomeno per noi che siamo dall'esterno, Acqui Terme dovrebbe avere le terme, quindi il fatto che le terme siano chiuse è uno simolo, è veramente incredibile. Infatti, ma anche chiacchierando, quando con qualcuno ho detto vado ad Acqui Terme, tutti mi dicono vai a fare le terme. No, non si può. Quindi quella secondo me è una cosa su cui intervenire sarebbe assolutamente importante. Poi magari poi è una cosa più grande di noi, non si può e andremo altrove. Però effettivamente secondo me l'apertura delle terme sarebbe una grandissima vittoria. Immagino che ci sia qualcun altro che se ne stia anche occupando, qualcuno anche più importante di noi. Però appunto ribadisco, mi riservo di dire di più quando avrò capito meglio l'ambito di cui si parla. Bene, Carlo, okay. Però tu nel tuo intervento hai segnato due cose che sono molto interessanti, che mi permetto di ragionarci sopra. Uno è l'elefante, okay. e l'altro è quello della priorità delle terme. Allora, l'elefante è fondamentale, perché noi sicuramente non ce la facciamo a mangiarcelo tutto, però bisogna costruirlo, insomma, è il nostro riferimento, nel senso che io prendo la fettina, però la fettina è dell'elefante. Quando noi facciamo le strategie, quando facciamo gli interventi, abbiamo costruito il nostro elefante. Sappiamo, certo, quali sono gli obiettivi, magnassero, e quali sono le strategie a fettina. E poi ci pigliamo una fettina, due fettine, tre fettine, un chilo, quanto riusciamo a fare. Però noi dobbiamo segnare, se no sta fettina non si capisce da dove è, capito? E dove, certo, vuole andare. Così, e quindi è molto interessante questa cosa dell'elefante, che adesso lo metteremo dentro, sì, il testo. La rivendi. La costruzione dell'elefante da Carlo. L'altra questione cambierei su specie non protetta. Va bene, andiamo su una specie non protetta, la bufala. Ma tutti gli animali però hanno gli stessi diritti, quindi torniamo. Non ne usciamo. Vabbè, casomai non ce lo mangiamo, facciamo un'altra non cosa. Ce lo mangiamo, dai. Ce lo mangiamo, okay. Risolviamo i problemi dell'elefante, ecco, dai. Esatto. Mettiamola l'altra così. L'altra questione che tu hai tracciato, che è di grande interesse, è per esempio è il ragionamento delle terme, no? La ripartenza delle terme, che secondo me è un dato fondamentale, insomma, Acqui Terme. Però anche lì noi possiamo fare anche dei ragionamenti, cioè, per carità, ci saranno sicuramente dei soggetti che sono più preparati, più competenti di noi per un'operazione di questo genere, che ci stanno lavorando già da più anni. Però il fatto che poi un laboratorio dica, o cittadinanza attiva attraverso il laboratorio, dico guarda che è una priorità anche per noi, è già una questione, insomma, già un'altra, forse cittadinanza attiva l'ha già detto, ma dicendolo con il laboratorio aggiunge un pezzettino in più, perché è aperto ai cittadini, perché ci sono state persone anche che non sono di cittadinanza attiva che hanno condiviso, fare un documento che può essere firmato da più gente, insomma, diventa un momento di, e in questo secondo me bisogna sempre considerare che a uno poi le cose cambiano, nel senso che anche piccole, noi sappiamo quanto è stato fatto da delle minoranze di bene, è stato fatto da delle minoranze in Italia, non voglio citare tutta la legislazione del lavoro per capirsi, mica erano in maggioranza i sindacati quando hanno fatto il turno da 12 a 8 ore, non so se mi spiego, erano, certo, una minoranza, anche una minoranza piuttosto ridotta, quindi i tempi sono cambiati, non dobbiamo fare gli scioperi come i cosi, però è per capirsi, poi alla fine le minoranze, i gruppi di persone intervengono. Io mi ricordo che nel 94 parlavamo di consumo dei suoli, e sti cavoli, come si dice, adesso non vanno più di moda, 10 anni fa che erano molto di moda, ogni comune diceva bisogna stare attenti al consumo dei suoli, eravamo 4 quando diciamo sta roba, eppure alla fine è diventata cultura comune, per cui, e poi il ruolo proprio dell'associazione questa, proprio di essere promotori, di stare un pezzetto avanti, anche un po' di soffrire di essere soli, non so se mi spiego, no? Però l'associazione deve stare un pezzo avanti, non un pezzo indietro, se sta un pezzo indietro non serve a niente, capito? Insomma, non fai delle cose che dovrebbero fare degli altri. Invece io ti faccio modelli differenti, ti dico le terme sì, ma guarda che le terme le puoi fare invece di darle a un privato, le puoi dare dando a gruppi di cittadini, sto inventando, non capisco, sì, chiaro. Però gli dai anche il valore aggiunto dell'interpretazione in maniera differente, ci possono essere delle parti che sono autogestite, delle parti che sono di proprietà di una, come facevano le magnifiche comunità, no? Che gestivano la legna, erano delle forme di organizzazione sociale per cui tu c'hai i boschi a Folgaria, c'hai i boschi conservati nell'Alta, nel Trentino, perché erano delle comunità
comunità che autonome che gestivano sta roba, quindi loro erano attenti a conservare il patrimonio, quindi all'albero, e quindi e facevano una gestione della legna adeguata a quello che gli serviva. Ma era comune, non c'era un proprietario, non c'era un individuo che sfruttava la foresta, che aveva degli obiettivi, c'era una comunità che ne faceva un uso. Quindi anche i modelli gestionali possono essere differenti, anche in questo possiamo essere, dare il nostro valore, no? Che è un valore di un'associazione, di un gruppo di persone che tende al sociale, che tende alla partecipazione diretta dei cittadini, che sa che contributi creativi e operativi possono dare ai cittadini. Quindi due stimoli grandi ci hai dato col tuo intervento e noi l'abbiamo appuntato, l'elefante e le terme. Va bene, posso grazie. Intervenire? Vai Giorgio, vai. Su questo argomento, è un argomento complesso e molto spinoso, adesso c'è una nuova amministrazione, penso che questo argomento verrà di nuovo nuovamente fuori, anche se i danni fatti nel passato sono stati talmente tanti. Vi devo solo dare due informazioni. Le terme sono private e a suo tempo erano pubbliche, poi dai vari passaggi il pubblico si è scaricato di responsabilità di intervento cedendole al privato e questo è un grosso problema, perché è un privato che forse non ha interesse a valorizzarle o comunque è in continua rotta con le istituzioni. Bisognerebbe trovare forse un interlocutore, un nuovo acquirente. Se Cittadinanza Attiva mi dà 15 milioni di euro, provo io a fare una proposta. Cioè, potevamo trovare qualche sistema. No, dico questo perché il problema sicuramente sarà poi di nuovo... caldo. Questa amministrazione apparentemente, adesso qui lo dico, penso che gli acquesi non mi faranno dell'azione, apparentemente sembra più vicina a trovare delle soluzioni, anche se è stata soprattutto la causa di questa situazione. È un lungo discorso. Ok, va bene. Il problema si spera di trovare, ecco, altre opportunità. Forse queste terme non sono completamente date a questa società privata, c'è ancora una parte che può essere valorizzata. Si sente bocciare di interventi di nuove cordate, sempre private, che hanno un interesse a valorizzare una parte di quel settore termale. Vedremo come si attiverà. L'unica cosa che noi come gruppo di lavoro, io anche le persone che hanno una storia nelle terme, hanno una conoscenza approfondita, si potrebbe magari dare anche degli spunti e soprattutto magari cioè il problema termale forse per acqua, adesso qui lo dico, per essere subito smentito, magari Giulia potrà dire qualcosa, è un po' un falso problema, perché si sono attorcigliati su questa situazione termale quando le terme sono in crisi da anni e quell'indotto di immagine di lavoro è già stato perso da tempo. Il problema per recuperarlo bisognerebbe recuperare di più il territorio. Se ci fosse un interesse più sul territorio di turismo, di valorizzazione di prodotti, delle bellezze storiche, culturali, forse di riflesso ci potrebbe essere anche di nuovamente un interesse anche chi gestisce le terme a fare un po' più attenzione, perché Acqui prima era un termalismo della mutua, finito quel termalismo lì non si è sviluppato il territorio. Quello che dici Giorgio è molto interessante, questa cosa, anche questa dicendo è una strategia, per cui di fatto adesso noi non è che ci interesseremo solo delle terme, perché non è questo il tema, però anche su quello si possono dare degli spunti, degli stimoli. Quello che hai detto te è una strategia che secondo me è vincente oggi rispetto al termalismo, perché il termalismo è in crisi anche in Toscana, insomma, nel senso con Montecatini, tutta sta roba qua, delle terme un po' tradizionali,
ci hanno tutti avuto una mazzata forte dopo le modificazioni e poi in generale sul cambiamento di abitudini. Mentre ci sono delle terme che invece vanno molto bene perché hanno interpretato un'altra forma di termalismo e quindi con il benessere, stare le short a prendere il sole, a lì sui prati, a giocare a razzolare con i bambini o con gli anziani che stanno tranquilli. Quindi forme un po' differenti da quello del tradizionale terme o con l'acqua, o col bagno, che sei in un luogo appartato, insomma, un altro modo. Per cui anche questo è sicuramente collegato col territorio, quindi il passaggio alle terme è 4 ore, poi te ne vai a vedere i posti, insomma, sono tutte queste cose più diverse. In queste case, anche in Toscana, ci sono alcuni esempi di grande ripresa. Per cui quello che dici è interessantissimo. Faremo un altro, ci mancano una decina di minuti, facciamo qualche altro interventino? Chi è che non ha parlato? Stefano, Andrea, Gisella, Serena, Sabrina? No, va bene. Ok, allora ragazzi, se così siamo, io potrei dire che abbiamo completato il nostro incontro, se siamo d'accordo. Che al gruppo, anche quelli che sono fuori zona, che venerdì prossimo farò una cena per l'associazione, dove porrò anche il tema della progettazione di Community Pro. Bravo, bravissimo. Prima di tutto invito gli attivatori, nella possibilità, se ci sono, o anche le loro famiglie, a partecipare. E poi allargherò un po' il giro, speriamo di raggiungere un numero, anche se il periodo il 29, il prossimo venerdì, qui a Strevi, è una data che è molto difficile perché tanti sono in ferie, tanti c'è una serie di feste, impegni, perché è il periodo in cui tutti vogliono uscire e ci sono proposte a iosa, no, in questo periodo. Comunque io ho inserito una piccola realtà serale per parlarci un po' tra di noi e dare anche qualche informazione e trovare anche qualche aggancio. Sei un grande, Giorgio. Okay. Un'ottima idea questa. Va bene, allora ci salutiamo. È stato un piacere vederci, ragazzi.